La rassegna stampa è offerta da... Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Sabato 30 aprile andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo con il Messaggero, Polizia 007, ecco le nomine, le scelte del governo. Gabrielli succede a Panza che passa al coordinamento dell'intelligence. Ai vertici della finanza il generale Toschi, Renzi in carica, solo 2 anni, rinvio per Carrai. Taglio centrale, bimba violentata e uccisa, ha preso l'orco, l'orrore scoperto grazie alle amichette. Sulla destra, economia, banche, l'indennizzo arriva fino all'80% per i redditi più bassi, via al decreto, 5.000 risparmiatori avranno rimborsi subito. Taglio basso, sondaggio, l'area di centro vale il 25%, dopo la svolta di Roma, ceto medio insoddisfatto, mobilità del voto. E poi lo scontro sull'accoglienza, Brennero, Berlino appoggia l'Austria, Lorenzin tessera sanitaria ai migranti. Passiamo alla pagina regionale, iniziando con la Gazzetta del Mezzogiorno, 2 avvocati contro dopo la storia d'amore. L'uomo accusa la collega di stalking, ai ferri corti una coppia di professionisti del Sud Salento. Puglia rifiuti, ora in 30 comuni è a rischio la raccolta, verso il fallimento la ditta appaltatrice. La Gazzetta di Lecce, rifiuti, l'emergenza incalza faccia a faccia Emiliano Perrone. Estate vicina, stamane il vertice a Bari per trovare le soluzioni utili ad evitare nuovi intoppi nel ciclo dello smaltimento. Come fai sbagli nella fiction falsità su Xylella, un avvocato querela vertici Rai, alcuni dialoghi danneggerebbero l'immagine del Salento. Taglio basso, Sud Salento, dopo il flirt, avvocati contro, accuse di stalking alla ex, in tribunale la storia d'amore finita male. Lecce nel garage, armi, droga e reperti romani, arrestato. Lega Pro in Lecce prova a riscrivere il finale del campionato, oggi big match a Benevento, serve una vittoria. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia, emergenza rifiuti dal Salento, nuovo SOS lanciato Emiliano, vertice con sindaci, parlamentari, consiglieri regionali e provinciali dalla Grecia salentina, Noa Corigliano. Il governatore di Banca Italia all'università, Visco, la cultura del debito ha rovinato le imprese. Giudiziaria, violenze sessuali sui figlioletti, 13 anni alla madre, 5 al padre. Sulla destra, cronaca, mistero sul movente, attentato, fuoco all'auto dell'ex assessore De Leo. Taglio basso, Perrone si corregge, stadio in vendita da 10 anni, ma solo un fatto tecnico. E ora le pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, troppi turisti, poche guide e maxi multe per gli abusivi, responsabili di categoria, poche autorizzazioni, rifiutiamo il lavoro. L'emergenza, rifiuti, rischio caos, l'appello del Salento, Emiliano Albivio, vertice in provincia, allargato a parlamentari e consiglieri regionali, il governatore risponda. Il caso, Perrone si corregge, stadio in vendita, un fatto tecnico, il sindaco in campo dopo il piano di giunta sulle alienazioni, lo diciamo da 10 anni. I giallorossi, Stichi Damiani, la società del Lecce avrebbe la priorità, Tundo, subito un centro sportivo. Concludiamo con la pagina sportiva, il Lecce a caccia dell'impresa, al Benevento basta un punto per approdare in Serie B, ma Papini e compagni vogliono rovinare la festa. La carica del tecnico toscano Braglia, facciamo una grande partita. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, tra poco con le breaking news. La rassegna stampa è stata offerta da...